pensare che il film della Guzzanti era lo spauracchio del direttore Alberto Barbera. Invece le tanto temute polemiche non ci sono state. Sabina Guzzanti è uscita trionfante. La trattativa, incentrata sui rapporti Stato-mafia, dalle stragi del 92 alla nascita di Forza Italia, è piaciuta soprattutto ai critici. Piuttosto tiepida invece, se non perplessa, l'accoglienza sul web. La trattativa è un film che non aggiunge nulla e cinematograficamente molto mediocre, si cinguetta su Twitter. E ancora, teorie complottiste messe in scena malissimo. Guzzanti spiega, lancia tesi, motiva, poi conclude che di prove non ce n'è, tanto vale usare l'immaginazione. Ogni parola è stata controllata 1600 volte, puntualizza dal canto suo la regista, mani in tasca e occhiali a specchio. Sui contenuti il mio film è inattaccabile. Due le pellicole in concorso in questa settima giornata del festival, entrambe gettano uno sguardo amorevole sul mondo dei bambini. Il francese Les Derniers Coups de Marteau di Alix Delaporte racconta l'emozione della prima volta a teatro, mentre Jivas, esordio del turco Kaan Mujdeci, è la storia di un'amicizia speciale tra un ragazzino e un cane da combattimento trovato moribondo. Pubblico diviso, d'altronde Billy Wilder diceva: mai fare un film con un cane e un bambino.